Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Avete già sentito parlare, credo, dell'autotune? Bene, che cos'è l'autotune e perché molti cantanti lo utilizzano? Cantare in Libertà. L'autotune è un software che serve per modificare la voce. Solitamente i cantanti lo utilizzano per l'intonazione della voce. Che cosa significa? Che se noi dobbiamo cantare una canzone e siamo in una tonalità di Do maggiore, ad esempio, le note che noi utilizzeremo in quella canzone sono definite e sono Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mentre noi stiamo cantando, solitamente noi prenderemo sempre una di queste note. L'autotune serve per non farci mai andare fuori strada. Se la mia canzone ad esempio è Do, Fa, Mi, Re, Sol, Do, dico delle note a caso, nel momento in cui io non sono preciso su una di queste note, l'autotune appena dico Do, Fa, mi fa drizzare, Fa, Mi, infatti sentiamo un effetto quasi robotico nella voce. Inoltre, non pensiamo all'autotune come ad un modo per sviare a un problema di intonazione. Anzi, in molti generi, tipo il rap, l'R&B, la trap, molti cantanti decidono di usare questo software proprio per creare un effetto alla voce e non perché magari uno è necessariamente stonato. Questo assolutamente no. Infatti, c'è stata una polemica anche nel programma Amici, dove Biondo usava, non so se avete visto, l'autotune, e quindi si è creata una polemica. Ma giustamente, alcuni professori dicevano che non era giusto perché correggeva dei difetti di intonazione. Ma il ragazzo si è sempre difeso dicendo che quello era il proprio stile di musica. Poi c'è a chi può piacere e a chi non può piacere, ma bisogna rispettare le scelte musicali che uno fa. Bene, vi faccio vedere più o meno come funziona l'autotune. Io sul mio telefonino ho scaricato un'applicazione che si chiama Voloco, che apriamo. Provo a registrare un pezzettino di una canzone che è Trouble, dei Coldplay. A singing I never meant to cause you trouble. A singing I never meant to cause you trouble. Sentite questo effetto dell'autotune che ci porta tutti i suoni precisi? Bene, questo è un po' come funziona. Ovviamente, però, se una persona è completamente stonata, vi faccio sentire ad esempio la ricanto e cerco di stonare un po'. Singing I never meant to cause you trouble. Vediamo che cosa succede. Singing I never meant to cause you trouble. Sentite che comunque l'autotune segue le note che noi facciamo, quindi se uno è proprio stonato, nemmeno con l'autotune può cantare. Ovviamente questo effetto può essere anche un effetto che a noi piace fare e quindi lo utilizziamo solo perché è un nostro gusto e non per evitare di stonare. Ovviamente se tu sei un cantante, io ti consiglio di studiare canto per migliorare l'intonazione, migliorare tutto quello che concerne la voce, anziché usare solo come escamotage l'autotune, perché altrimenti non sarebbe una cosa che io personalmente consiglierei. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.